buongiorno a tutti, benvenuti alla fiaba del giorno del Veronese Magazine. Ieri è stato il fatidico 15 di febbraio, quindi dopo il 15 di ottobre, nel quale è entrato in vigore il Super Green Pass, ma con la questione del tampone per andare a lavorare, quindi questa iper limitazione della libertà assoluta sull'andare al lavoro, ieri abbiamo avuto la dose maggiore, quindi quella per cui chiunque ha più di 50 anni deve essere vaccinato per poter andare a lavorare, quindi essere in possesso di questa certificazione che non dice nulla, perché di fatto non è una certificazione di buono stato di salute, anzi è la liberalizzazione della possibilità di contagiare, perché uno che è in possesso di quel documento non fa più tamponi e quindi può essere tranquillamente positivo e infettare gli altri. Ma detto ciò, ieri, esperienza personale, noi nel nostro piccolo abbiamo avuto la mancanza di due persone che non si sono presentate al lavoro in quanto non sono in possesso del fantomatico certificato di Green Pass da vaccino, quindi Super Green Pass. Questo chiaramente ha provocato una serie poi di problematiche legate all'operatività del quotidiano, nel senso che non siamo riusciti ad effettuare una serie di servizi ai nostri clienti, di conseguenza una serie di problematiche. Io non entro nel merito delle scelte personali dell'individuo, dico solo che ieri noi abbiamo nel nostro piccolo avuto delle problematiche, le avremo anche oggi, domani, dopodomani, finché non verrà trovata una soluzione a questo problema. Poi ieri sera a letto mi sono guardato Giordano su Rete4 e stava dicendo le stesse cose che io dicevo due anni fa. Purtroppo, probabilmente, questa pandemia risulterà essere uno dei più grandi scandali degli anni 2020. Ne avremo prova probabilmente tra qualche anno, quando la magistratura andrà per bene a metterci il naso in tutti i meandri, a partire dagli ospedali, a partire dai medici, gli infermieri, coloro che hanno certificato, le ASL, tutti coloro che hanno toccato con mano questa benedetta pandemia, secondo me avranno grandi e grossi problemi nel futuro, perché i dati sono dati che non hanno senso, perché ieri sera hanno fatto vedere dichiarazioni allucinanti di persone intubate e riempite di ossigeno per nulla, sono morte perché sono state iperossigenate, persone che sono state uccise nella realtà negli ospedali. Quindi voglio dire, sinceramente io mi rimango basito da tutta questa situazione. Detto ciò, per finire e completare, visto che l'Italia oggi è libera, non ci sono più restrizioni, via dicendo, il numero di morti sono sempre quelli, non si capisce come mai, il numero di infettati sono sempre quelli, e quindi io continuo a non comprendere tutti questi certificati, limitazioni, passaporti vaccinali e quant'altro, a cosa cavolo stiano servendo. Grazie, a domani.